La new entry della Valentini Group è la 29esima azienda, però abbiamo anche anticipato che le prossime settimane ne presenteremo altre 5 che vanno quindi ad arricchire molto tutta la compagine del consorzio Pesaro Basket. La Valentini Group è un'azienda interessantissima perché fa un prodotto unico al mondo e lavora esclusivamente per 4 grandi multinazionali, nessuna di queste è italiana. Il settore è quello del mobile, quindi sono molto contento di arricchire il consorzio con un'azienda così particolare, così interessante come loro. A questo aggiungo una passione che sia Elisa che Oriano hanno verso il basket, per cui siamo felicissimi di questa nuova entrata nel consorzio. Siamo molto felici, significa che insomma, la VL va avanti, gli imprenditori si accorgono che facciamo le cose, che cerchiamo di fare le cose ben fatte, quindi credo che questo nuovo ingresso Valentini Group sia veramente molto orgoglioso di essere con noi. Li ho visti molto entusiasti, mi fa molto piacere e niente, comincia l'avventura. La motivazione principale, diciamo, è sì, il piacere della pallacanestro e di entrare a far parte un po' di questo consorzio che comunque su Pesaro avere una realtà in A1 non è da tutti. E poi, che dire, queste qui sono le motivazioni principali, poi nonostante mio figlio gioca a basket e quindi abbiamo un piacere di vederlo giocare proprio. Ce ne saranno altre 5, di queste 5 ce ne saranno 3 che non sono pesaresi e non sono neanche marchigiane, le prossime 2 sono pesaresi, 1 è marchigiana, 2 sono fuori Marche, fuori della nostra regione. Quindi significa che è attrattiva la Vittoria Libertas anche per imprenditori che non sono della nostra città. Un appello è quello di abbonarsi alla VL perché sarà un campionato bellissimo, sarà un campionato avvincente, fatto di tante partite difficili e quindi abbiamo bisogno del nostro pubblico in casa molto caldo e molto presente.